Quando è stato proclamato beato il 31 agosto dello scorso anno, Papa Francesco lo ha definito sacerdote diocesano e martire, pastore zelante, testimone tenace della carità divina, difensore coraggioso della fede cattolica e della comunione con la Chiesa di Roma. Vladimir Ghica, prima in Francia e poi nella sua terra, la Romania, ha dato la sua vita per l'unità della Chiesa ortodossa con quella cattolica. Le ambasciate di Francia e Romania presso la Santa Sede hanno reso omaggio a questa singolare figura per celebrare il 60° anniversario della sua morte. Secondo Vladimir, nipote dell'ultimo principe di Moldavia, essere cattolico significava diventare ancora più ortodosso. Si convertì in giovane età al cattolicesimo e spese la sua vita alla ricerca delle anime lontane da Dio. Diventato sacerdote a Roma, ricevette da Papa Pio XI il permesso di celebrare la messa sia in rito latino che in quello orientale. Il beato Ghica è stato un apostolo della carità, come spiega Monsignor Ioan Robu, arcivescovo cattolico di Bucarest. Per noi adesso è un beato, è uno che ci lascia un bel esempio di apostolato e di apostolo. Per la Romania intera, per la Chiesa locale, lui è la figura di colui che ha lottato e ha messo la sua vita per l'unità della Chiesa in Romania, perché il comunismo ha cercato di rompere questa unità e lui si è opposto con tutte le sue forze e per questo anche ha pagato andando in prigione. E nel carcere politico di Jihlava è morto. Il 16 maggio 1954. La teologia del bisogno è stato un tratto inconfondibile del beato Ghica, che lo ha reso sacerdote mite nella parola e tenace nella preghiera. Bogdan Tataru Casaban, ambasciatore di Romania presso la Santa Sede, e ancora l'arcivescovo Robu. Era destinato proprio a una vocazione diplomatica. Se non fosse questa sua vocazione più profonda, quella di servire Dio e di servire Dio portando soccorso agli altri. Dunque Vladimir Ghica è per noi e per la Chiesa Cattolica in Romania una personalità molto importante, un ponte tra Romania e la Francia. Lui ha avuto una bella attività con i poveri in Bucarest, ma anche a Parigi, in un quartiere molto povero. Sì, possiamo dire che lui è un apostolo dell'unità della Chiesa locale e anche un apostolo della carità. Sempre lui ha avuto come un modello Cristo, ha avuto un modello Cristo, ha voluto imitarlo in tutto e l'ha imitato proprio in questa carità per tutti. Uomo dalle nobili origini, che ha preso parte alla vita sociale e politica ed è anche grazie a questo che è riuscito ad esprimere in modo efficace l'intuizione dell'amorevole presenza divina. Era dunque un precursore dell'apostolato laico dei nostri tempi, dunque anche una figura profetica per la Chiesa Cattolica e molto molto venerata in Romania perché lui riusciva a mettere insieme l'essere vicino ai più bisognosi con questo apostolato nel mondo intellettuale, nel mondo culturale. Era un grande amico di Jacques Maritain,